Posso andare, no? Vado. La storia. Guardo di là, scusa. La storia di mio padre. Intervista Ronny, uno prima. La storia di mio padre, se vogliamo definirla così, è un attimino atipica. A 18 anni lui ricevette in regalo dai suoi genitori un Alfa Romeo Giulietta. E con questa macchina decise di cimentarsi nei primi corsi di guida, prese la licenza per correre in pista e una delle sue prime gare fu una gara in salita cronometrata, la famosa Bormio Stelvio. E fu proprio il caso del suo manager che da lì lo prese e percorrendo poi quello che era il percorso dalla Formula 3 alla Formula 2 gli permise di approdare nel 1976 in Formula 1 dove ebbe una parentesi di un anno e mezzo. In quei tempi, come potete immaginare, era molto più complicato e non avendo grandissimi sponsor mio padre, tutto quello che fece cercò di farlo con i propri mezzi. Quegli anni era insomma la Formula 1, tanti giornalisti la definirono la Formula 1 degli anni dove the sex was safe and racing was dangerous, quindi dove era molto pericoloso correre con queste macchine, tant'è che purtroppo ogni gara succedevano degli incidenti anche fatali. Ovviamente avendo corso con questi piloti che poi alla fine erano avversari ma erano anche amici di avventura perché sì è vero c'era tantissima competitività in pista però poi alla fine si era amici e si condividevano insomma anche i rischi del mestiere e mio padre riuscì a crescere delle bellissime amicizie con dei personaggi come Clay Regazzoni piuttosto che Ronnie Peterson, dal quale poi, quando io nacqui nell'87, decise di dedicarmi il nome. Già alla fine degli anni 80, quando mio padre aveva ormai archiviato la sua parentesi agonistica ai massimi livelli, decise di acquistare una Formula 1 del 76, una Ensign, una macchina che gli stava particolarmente a cuore per una serie di motivi. In primis ci corse il suo idolo di sempre, Clay Regazzoni. In secondo luogo era sponsorizzata con lo sponsor che portò mio padre e permise mio padre di approdare a quella che era la Formula 1, ma non da ultimo era una bellissima macchina da guidare. 20 anni dopo, con un po' di nostalgia per quelli che erano questi bellissimi tempi, assieme ai ragazzi del reparto racing, ci siamo detti, beh, perché non poter riportare questa bellissima vettura allo splendore di un tempo e disputare una qualche gara storica. E fu così che ci siamo iscritti alla gara dedicata alle Formula 1 storiche a Monte Carlo con Alex Caffi.
Well, when Ronnie Kessel asked me the first time to drive this car, I was really excited. It was like, I think, to have a time machine to go back in the 80s and 90s. That was my era in Formula One. It was the era where the drivers count much more than the cars. And so I think it's a car that gives you the opportunity to show how is your talent also. It's really beautiful when all the time that I have a chance to sit in the car and try to drive and put gear, especially in Monte Carlo, is really something fantastic. It's like to come back like a baby for me. La scelta del pilota è caduta su Alex perché, oltre ad essere un amico di famiglia, è un pilota che corse negli anni 2000 sulle nostre vetture GT, anche perché è un esperto di quei tempi, è un pilota che corse in Formula 1 negli anni 80-90, insomma un cambio ad H non lo spaventa affatto. I think that Monte Carlo, like every Formula One driver say, or you love or you hate. It's not a halfway in the middle. And I love it. I love to drive here because you are close to the wall, close to the rail. Cars are really, you don't have a real straight. You are always in the corner. You have a tunnel. You have up the hill, down to the hill. I love it. I love really very much, and I accept to come here and race in this story because I think it's the only chance to have like a time machine to go back for me 30 years ago and prove exactly the same emotion I have in that time. Tra le varie gare e piccole grandi soddisfazioni che ci siamo tolti con questa vettura, cito tra tutte la vittoria al Gran Premio Storico di Monte Carlo di 2 anni fa. Quando mio padre venne a mancare nel 2010, ben presto ci siamo resi conto che la nostra attività sostanzialmente ha tre anime. L'anima delle vetture classiche, l'anima delle vetture moderne e ovviamente anche l'anima delle vetture racing. E se noi prendiamo le vetture classiche, le vetture moderne, quindi del mondo dell'automotive moderno e racing, e mettiamo assieme queste iniziali, arriviamo a definire un concetto molto chiave che è il concetto car. La C sta per classic, la A sta per automotive, quindi le vetture che offriamo in qualità di dealer ufficiale, e la R sta per racing, che da sempre è stato il nostro DNA. L'automobile classica oggi sta acquisendo sempre più valore ed importanza a livello internazionale. È a tutti gli effetti un settore che va approcciato in maniera differente rispetto alle vetture attuali, e anche il modo in cui si interviene sulle stesse è molto diverso. L'automobile non è solo un mezzo di trasporto, l'automobile rappresenta tecnologia, arte, cultura, oltre ovviamente che a tanta adrenalina, e riesce ad abbracciare tantissimi appassionati presenti su questo globo e a metterli tutti d'accordo. Io penso che questo sia un qualcosa di fantastico. Insomma, quando ti trovi sulla griglia di partenza, abbassi la visiera e la gara sta per iniziare, provi un'adrenalina, un'emozione che solo chi sta in quel momento in quella macchina riesce a descrivere.